centro di prossimità per i cittadini, un presidio importante per il territorio. Taglio del nastro venerdì sera per la sede di Torre del Greco del coordinamento Area Migliodoro di Fratelli d'Italia. All'inaugurazione dei locali in via Circonvallazione sono intervenuti il coordinatore dell'Area Migliodoro, Salvatore Quirino, il coordinatore cittadino, Luca Alini. Per la terza città, per numero di abitanti della provincia di Napoli, è un segno importante. Fratelli d'Italia esiste, è radicata sul territorio e dopo anni, voglio dire, di lunga militanza, anche per quanto riguarda la carriera politica, personale, siamo arrivati ad aprire una sede insieme ad una splendida squadra che stiamo costruendo. Da stasera parte anche un discorso verso le prossime amministrative. Certo, è anche un momento importante per quanto riguarda l'inizio della campagna elettorale che ci porterà all'elezione del prossimo sindaco della nostra città. Siamo davvero onorati che Torre del Greco possa riscoprire la sua centralità anche nel panorama politico nazionale. Speriamo di esprimere anche eventualmente dei candidati che possono raggiungere le istituzioni romane. Questa sede sarà un punto di riferimento per raccogliere anche le istanze dei cittadini. Sarà un centro di prossimità per quanto riguarda le istanze dei cittadini e è in progetto un importante programma che possa catalizzare persone e soprattutto fasce deboli. Quali sono i punti cardine di questo progetto? Il progetto si fonda su due punti cardine, ossia quello relativo alle politiche di sviluppo dei ceti meno abbienti e politiche di sviluppo per quelle che sono le fasce naturalmente più deboli, anziani, portatori di handicap e bambini. Questo sarà sempre al centro del nostro progetto. Luca Alini, coordinatore della nuova sede qui a Torre del Greco, stasera il taglio del nastro alla presenza di tanti simpatizzanti e di esponenti locali e regionali del partito, è un punto di partenza guardando le amministrative? Questo è un punto di partenza al di là delle amministrative, perché questo non è un circolo elettorale ma bensì un circolo di partito. Quindi noi abbiamo l'intenzione di rimanere per tanti anni, non saremo una meteora, ed è anche la sede soprattutto dei ragazzi di Gioventù Nazionale e per noi questo veramente è un vanto. Le sfide e gli obiettivi per questo territorio? La nostra sfida più importante è quella di essere il faro del centrodestra, così come anche a livello nazionale, e di tracciare magari linee guida di tutta la coalizione di centrodestra. Secondo lei da che cosa si deve ripartire? Io partirei da una riorganizzazione totale dell'amministrazione comunale. Ovviamente quando ci sono i cambiamenti si necessita di tempo, di pazienza e di molte capacità e di molto impegno. Quindi non sarà una sfida semplice, ma noi siamo pronti. C'erano anche i massimi vertici provinciali e regionali del partito di Giorgia Meloni, a partire dal coordinatore provinciale Napoli, l'onorevole Michele Schiano di Visconti, e dal coordinatore regionale, il senatore Antonio Iannone. È intervenuto anche il senatore Sergio Rastrelli. Oggi il partito a Napoli ha tre parlamentari, il senatore Rastrelli, l'onorevole Schiano, l'onorevole Marta Schifone. Può contare su consiglieri regionali e quindi insieme alla base locale del partito c'è tutta la possibilità e la capacità di portare il progetto di cambiamento politico che Giorgia Meloni sta incarnando a livello nazionale anche a livello locale. Torre del Greco andrà al voto la prossima primavera, qual è il programma politico di Fratelli d'Italia? Il programma politico, come le scelte, sono assolutamente delegate alla realtà locale, quindi cittadina e provinciale. Ovviamente il partito vigila affinché ci siano scelte che siano coerenti con la linea politica nazionale di centrodestra e naturalmente onori ed oneri a chi a livello locale si assume la scelta. Aprire una sede è sempre un momento bello per un partito, è un momento bello per noi. Noi vogliamo ringraziare e ringraziamo Luca Alini e il nostro coordinatore d'area Salvatore Quirino, perché sicuramente momenti come questo fanno bene alla politica e bene ad una città come Torre del Greco. Sicuramente noi adesso miriamo a diventare qui a Torre del Greco
il primo partito di coalizione alle prossime elezioni e vincere le elezioni e portare sicuramente il buon governo a Torre del Greco. Che vuol dire per Fratelli d'Italia buon governo? A che cosa si punta, soprattutto in questa città? Si punta a fare bene, a mettere mano a quelle che sono le criticità e soprattutto a dare quella giusta impronta, come lo stiamo facendo con Giorgia Meloni su base nazionale. Per anni lei è stato anche presidente della Commissione Sanità in Regione, qui è un tema caldo quello della sanità. Ma infatti quando sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo affrontato insieme ad amici qui a Torre del Greco il problema annoso della sanità. Sicuramente ci metteremo mano e vogliamo farlo insieme ad un'amministrazione che ci segue e diciamo definiamo l'amministrazione amica in quanto ci segue e sicuramente lo faremo bene e vogliamo farlo insieme ai nostri rappresentanti qui al Comune. L'apertura di una sede politica, quale che sia il partito di riferimento, è importante per una comunità perché è un presidio di democrazia. Per quanto riguarda la destra, che ha storicamente l'ideale del radicamento sul territorio, è un segnale doppiamente forte all'antevigilia di un momento delicatissimo che è il rinnovo dell'amministrazione di Torre del Greco, a significare che c'è ancora chi nutre la passione politica, chi riesce a coinvolgere la comunità, chi vuole farsi interprete delle esigenze di quella comunità e chi intende anche attraverso il rapporto fisico creare le basi per essere per far diventare la politica realmente servizio della comunità. Presenti al taglio del nastro il sindaco Giovanni Palumba e le consigliere Romina Stilo e Alessandra Tabernacolo. Ospite d'eccezione l'ex sindaco Ciro Borriello. Nell'intervista gli obiettivi cardine del suo programma politico per la città, in particolare l'idea di ampliare il centro storico con la realizzazione di ampie aree parcheggio. Ciro Borriello, stasera all'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia, è ufficiale la sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative a Torre del Greco? Io personalmente mi sono autocandidato, forte anche del sostegno di Luca e Salvatore Quirino. Quindi chi la sosterrà in particolare? Ancora un cantiere in itinere. Fratelli d'Italia credo di sì, insomma, però spetterà ovviamente ai vertici provinciali e regionali l'ultima parola. Forza Italia mi hanno già confermato sia i vertici locali che i vertici regionali, nella persona di Fulvio Martuscelli in particolare e del senatore Silvestro. Sicuramente ci sarà come al solito la mia lista, come sapete c'è anche la lista dell'UDC. Ci sono molte altre liste che si stanno avvicinando, vorrei una coalizione quando più possibile, sapendo che è molto difficile, diciamo coesa almeno sugli obiettivi. Tre obiettivi cardine del suo programma politico. Creare a Torre del Greco un enorme centro storico che comincia da Cesare Battista per arrivare fino a Piazza Luigi Palomba e fino alla zona mare, con mega parcheggi, facendo l'esproprio a quella degli zoccolanti, facendo un accordo con la provincia per il nautico, demolire l'IPAM e trasformarlo in parcheggio. Dietro la farmacia La Guardia ci sta quel palazzo che fu demolito, anche là potrebbe venire un'altra area parcheggio. Unire Santissima Trinità con Circunvallazione, perché quello spazio intermedio è già proprietario, è già deciso di darlo al comune, poi per le solite lungaggini l'atto non è ancora fatto, ma c'è la volontà del proprietario di regalarlo al comune. Tutti questi parcheggi dove non sono alberati, fare tantissimi impianti fotovoltaici. Questo sarebbe un modo per non spendere più soldi per la pubblica illuminazione, per il riscaldamento, per le scuole, per gli uffici pubblici, ma sarebbe anche un modo, come ha fatto già la città di Lisbona, nel caso che avessimo e potremmo sicuramente avere una produzione in eccesso, di alleggerire la bolletta dei meno abbienti e magari anche dell'attività commerciale per cercare di riferire il commercio, che è poi la vita di ogni città. Ovviamente bisognerà rifondare il comune, non ci sono più dipendenti, io credo che non c'è una visione, infatti io temo che abbiamo perso almeno in gran parte il treno del PNRR, spero che ci sia ancora tempo di rimediare. Dopo l'ultima amministrazione Borriello, com'è cambiata questa città? Questo lo lascio decidere ai cittadini, se oggi io sto ancora qui, ancora si parla del mio nome come eventuale candidato, perché probabilmente dopo di me c'è stato il vuoto.